Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, benvenuti in un video nel quale vi devo dire tipo troppa, troppa, troppa roba. Ci sono troppi aggiornamenti che poi ho lasciato sparsi in questi giorni e finalmente sono qui per raggrupparli tutti. Perché voi sapete che... Wow, lo so. Wow. Io, lo sapete che mi piace tantissimo rendervi partecipi della nostra vita, però ci sono dei momenti nei quali stoppo un attimo dal rendervi partecipi, accumulo cose di cui rendervi partecipi e poi ve le dico tutte insieme. Ecco, oggi è uno di quei giorni, ovvero ho raggruppato un botto di novità pazzesche e ve le vado a dire tutte insieme. Evviva! Madonna mia, stiamo facendo collezioni tutte e tre, ma tutto quanto vogliamo! Sì. Io col tè perché me lo devo sempre portare. Lara col tè, la Zoa con latte, io con latte e caffè. Di tutto faccio un'apertura e una chiusura di parentesi. Oggi è il giorno dopo, ma io ieri ho provato finalmente queste bad bitches dell'altro giorno. Allora, calcolate che lo amo alla follia. Madonna mia, sembri, sai cosa? Presente quando i video dei villaggi sulle Alpi? Sembra tirolese. Sì. Tipiche calze lunghe, oddio. Tipiche calze lunghe. Se sono venuti. È passato un giorno, quindi raga, i miei capelli purtroppo non durano perché sudo troppo e sto con la piccolina, cioè la mia vita da mamma non mi permette proprio di tra casa, segui i cani, fai, perché poi i cani sono molto attivi e portali fuori e piegati, fai di qua e di là, adesso fa un caldo bestia, cioè i miei capelli non reggono in quest'ultimo periodo, ma perché non voglio farli reggere io? Ovvio che se faccio il minimo indispensabile mi si mantengono, però dato il caldo, però sono comunque molto molto soddisfatta del risultato, insomma è veramente molto valido. Ho lasciato già il nome della pagina ovunque, ve lo rilascio qua sotto in descrizione e niente. Bello, pratico, utile. Bello, bello, bello. Cioè, ma vi rendete conto come come dormono insieme, carini, carini? E sono uno spettacolo. La bionda e la mora, ti ha due veline. Beh, comunque, prima di continuare con i vari aggiornamenti familiari, mi è arrivato un pacco e una cosa super bella, sono molto fiera di presentarvelo. Praticamente è da un po' di tempo che ci sto lavorando su, perché praticamente Panini mi ha dato la possibilità, la grandissima opportunità di scrivere letteralmente un articolo, qualsiasi cosa volevo, da sola, per appunto un nuovo giornale che si chiama Web Life. E sì, in copertina ci sono io con Reginald. Praticamente mi ha detto: guarda, tu puoi scrivere quello che vuoi, di quello che vuoi, qualsiasi cosa. E ho pensato che, dato che mi piaceva molto l'idea che fosse un nuovo giornale, una nuova cosa, mi piaceva l'idea di fare una nuova presentazione. E quindi praticamente ho un po' descritto a modo mio la nostra famiglia. E alla fine è venuto veramente un bell'articolo e adesso ve lo faccio vedere. È venuto veramente un articolo super bello. Abbiamo scelto le foto insieme io e Ale e siamo riusciti anche a inserire Thor. Vi dico la verità, quando abbiamo iniziato a scrivere questa roba non c'era Thor. Quindi all'inizio l'avevo descritto tipo il nuovo cagnolone, poi alla fine per fortuna insomma, le ultime cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte appunto quando Thor era già in casa, quindi ho potuto inserire una foto di Thor. Invece questo che bello che eravamo a Londra, qui ancora non c'era Zoe. E insomma, niente, ci sono un sacco di contenuti carini. Se mettete qui il telefono col QR code vi porto un mio video. Insomma, è veramente bello. Lo troverete in tutte le edicole d'Italia dalla settimana prossima, quindi mi raccomando, non perdetevelo, non ci sono solo io, ci sono tantissimi altri miei meravigliosi colleghi. E quindi, perché no? Andate a leggerlo, guardatelo, fidatevi, è super carino. E sono veramente super super fiera di far parte di questa nuova iniziativa di Panini. Quindi grazie Panini e... Che bello. Ma da così sembri grandissimo. Ma da No. così sei giga. Guardale, guardale tutte e due. Ma che volete tutti quanti? Chi sono tutti questi? Chi sono tutti? Guarda, guarda la Zoe. Ciao. Ascia ogni volta che c'è Zoe trema. Oddio, sei da solo in piedi? Sì.
Oddio! No, sto scivolando! Ah no! È il momento di cucinare la pappa con il mio nuovo pentolino preso da Ikea, tutto super cute. Le gemmine per Zoe. Una pastina piccola piccola. Glielo darò io. Gliele puoi dare tu? Sì? Ok. Qui va la pastina di Zoe e qui sto facendo le trofie al pesto per noi. Sono sicura che una volta le cadranno le foto da mamma. Basta tirà! Basta tirà! Questa è la ciotola. Cioè, in questo caso le ciotole. Però questa è la. Questa è la ciotola. Comunque, trofie al pesto è un grande classico. Nammi, nammi. Ma chissà cosa sta cucinando mamma. Nammi. Sto aspettando il momento per farvi gli aggiornamenti, perché ho paura a farlo. Perché? Perché paura? Di che cosa hai paura? Ah. Hai ragione, non ho paura di niente, solo che tanta roba da dire, quindi sto aspettando. E nammi, nammi. E nammi, nammi. Dove sono le trofie? Dove sono le trofie? Forse sono sparite. Ma non penso proprio. Forse l'ho nascoste io. Ma scherzavo, ma ti pare che l'ho nascosto. Fucili, mezza manica. Dove stanno? Io le abbiamo comprate. Dove stanno? Fai gli spaghetti. Io non voglio gli spaghetti, io voglio le mie trofie. Dei gattoni anche sono molto buoni, molto molto buoni. Perché non trovo le trofie, non me la ricordo dove cacchio le ho messe. Per la ricetta della soa, piatto, pollo e vitello. Beh. Assistente? Mm? Formaggio. La finirete d'orla a mangiare. Quello lì, parmareggio. Dammi, 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 dammi. Grazie. Anche tu. Oddio, dove sta lo scolino? Oddio, chi se l'ha mangiato lo scolino? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ce l'avevo davanti. Cioè, guarda. Anche Zoe. Zoe vuole fare tutto ciò che fa Lara. Tutto. Che combi. No, no. È buona mamma. Brava. È buona mamma. Cosa devo fare? Non tu sei brava. E qui la Lara ha due piattini, così in quello si raffredda la pasta e qua dentro invece gliela può dare. Non ti preoccupare, amore, sei bravissima. Ah, mi sono bruciata pure io. Oddio, attenzione, mamma, devi soffiare prima. Arriva, amore, arriva, arriva. La Lara è bravissima. Che fa c'è? No, no, aspetta, brucia un po'. Aspetta. Brava, allora, Lara. Aspetta. Brava. Bravissime tutte e due. Brava. Guarda, la tua sorella ti fa l'applauso. Come siete brave. Mamma mia, una delle prime pastine vere di là, della Zoe. Che gli dà Lara. Siamo qui per parlarvi di quello che appunto vi stavo dicendo, ovvero degli aggiornamenti. Se vedete così Ale è perché deprivazione del sonno autoindotta. C'è sonno, raga, se lo vedete così che c'è sonno. Deliranno. Allora, sonno. Vieni qua. Allora, stiamo cercando casa, non troviamo casa, ci siamo fermati un attimo e abbiamo deciso, dato che abbiamo casa non per si la cosa trova, più intelligente. Esatto. Dato che casa non si trova e dato che siamo già il 17 luglio, noi avremmo dovuto fare gli allacci dell'elettricità e della luce.
e siamo a Roma ad agosto, quindi d'agosto vuol dire che ce l'avremmo avuti a ottobre forse, esatto, se tutto perché, va bene. Cioè per le più piccoline, perché non lo sapeste, quando arrivi in una casa nuova non hai la corrente, non hai la luce, internet e tutto questo, sono per lo meno, non in tutte, in alcune ce l'hanno però. Però di solito se tu prendi casa da zero devi metterci dentro tutto, sì. E quindi con tutto intendo proprio tutto, ti manca tutto. E ad agosto le persone di solito vanno in vacanza, la maggior parte delle compagnie varie a destra e manca vanno in ferie, si chiamano? Ok, vanno in ferie e quindi ci saremmo ritrovati che ad agosto potevamo avere problemi con internet, e noi ci lavoriamo con internet, quindi per noi stare senza internet equivale a non lavorare. Peggio e ancora, non possiamo. Luce. Esatto, senza luce, quindi senza acqua calda per la bambina neonata che assolutamente serve, ma poi anche per luce. Cucinare, esatto, la luce proprio, non possiamo stare che le candeline, cioè, no. Se non fosse successo tutto quello che è successo con l'altra casa, non ci sarebbero stati problemi, perché noi a quest'ora saremmo già stati lì. Sì. Avremmo già fatto gli allacci adesso, a luglio. Sì. Ho visto, ok, stiamo rischiando di sprecare altri 3 mesi perché non possiamo vedere una casa in una settimana. Ci vuole troppo tempo per trovare una casa nuova in così poco tempo, sì. E non vogliamo rifare. Poi comunque con 3 cani tutto ciò, quindi dobbiamo proprio cercare delle case adatte. Sì. Perché ovviamente 1000 case noi abbiamo detto ammazza che figata. Però i cani dove cavolo stanno? Dato che Lara inizia di ricominciare a scuola a settembre e non avremmo proprio avuto il tempo di prendere e spostare tutto quanto, perché se quella casa fosse andata avremmo fatto tutto in tempo, ma ad oggi che non l'abbiamo ancora trovata sarebbe difficilissimo ricominciare tutto da capo, finiremmo verso ottobre per cercare un'altra casa. Non ci va di spostare, fare il cambiamento Lara... nell'anno scolastico, perché se ti fai vedere, ehi, questi sono i tuoi compagni di classe, non poi dal prendere, giorno dopo prendi e tagli, secondo me è un trauma stupido, non va fatto. No. Io in primis l'ho vissuto anche queste io. Cose. Esatto, quindi 2 volte. Quindi rullo di tamburi, cosa stiamo facendo? Stiamo trasformando questa casa così tanto, così noi due ci dimentichiamo che questa casa è quella vecchia. E allo stesso tempo voi fate wow che bello, avremo dei mobili belli e tante cose nuove. Letteralmente stiamo costruendo questa nuova casa qua dentro. Stiamo ristrutturando l'appartamento senza buttare giù nulla, ma creandone delle nuove. Stiamo andando a creare dei nuovi ambienti, stiamo già facendo un botto di cose. Abbiamo già fatto il salone. Sì. E oggi, non so se con voi o no, facciamo la cucina. Sì. Che bello. Oh, mio ma ci sono tanti cambiamenti, perché infatti è questo. La camera di Lara, c'era il cambiamento in questa camera, cambiamento in studio che praticamente sarà... Zitta! No, fatto sta. E dato che effettivamente noi ci volevamo trasferire, avevamo messo il gruzzoletto per trasferire, abbiamo detto ok. Prendiamo quei soldini per trasformare questa qui e comunque creare degli spazi che comunque lavorativamente parlando ci servono. Sarà perfetta? No. Sarà esattamente però quello che ci serviva? No, però si adatta. No, però perfetta, secondo me dire che non sarà perfetta è sbagliato, perché stiamo cercando di... In base sempre ma alla... no, perché io la vorrei vedere da questo punto di vista. Okay. Sarà perfetta per quello che è questa casa? Sì. Arriverà al massimo potenziale della casa. Sfrutteremo il massimo potenziale di questa casa, cioè, perché non l'abbiamo mai fatto. A costo veramente di creare una camera extra con le palafitte, lo facciamo. Anzi, se avete idee stupide, scrivetelo nei commenti, che le facciamo volentieri. Sì, praticamente abbiamo deciso che... allora, noi quando siamo arrivati qui, comunque, pensavamo sempre di rimanerci il giusto tempo. Quindi sapevamo che sarebbe stata una casa di passaggio e bla bla bla. Però... abbiamo deciso, dato che casa nuova non la troviamo, dato che non abbiamo tempo per farlo, perché non vogliamo spostare Lara in mezzo all'anno scolastico, dato che, certo, una cosa che apre più dove Renzi, in realtà abbiamo un sacco di amici nuovi qui e anche questo un po'. No, un po' di meno. Io un po' di meno perché non sono una persona per super noi. Socievole. Non è tanto mio. Per noi, però per la bambina, perché comunque... Più che altro sono, a me dispiace di più per tipo... i compagni di classe. Esatto. Cioè nel senso ce l'abbiamo nel bene o male gli amici che siamo tutti quanti adulti, vogliamo uscire, usciamo, vogliamo prenderci però... una pizza, ce la prendiamo. Diciamo che la bambina il fatto è questo. Lara quando stavamo nell'altra casa era sempre sola perché non c'era nessuno. Qua non passa mai un'ora da sola. Sì. Esatto. È dura come cosa. Esatto. Cioè nel senso che noi comunque avremmo invitato tutti quanti nell'altra casa e tutto quanto, però col fatto che comunque l'altra casa non la troviamo, già che ho. Allora, noi l'abbiamo già comprata un pezzo di casa nuova di là, il mobilio. Quella cosa è molto bella.
però non potremmo più avere ospiti a casa. Cioè, credo che i nostri genitori dopo questa cosa non verranno mai più in casa nostra. Perché? Beh, comunque sia, quello che vogliamo fare è proprio trasformare e costruire mobilio, robe, perché lui mi ha fatto una promessa, non dirla. Io dico soltanto che cos'è. Io adesso prendo, mi metterò qui per un paio di settimane e ovviamente tutto quanto documentato sui video. Sì. Farò un mobile, più che un mobile, un signor mobile, a Chiara da zero. Più che altro dove io ci posso entrare dentro e non dico altro. Quest'estate, invece di sfruttarla per fare il traslogo, sfrutteremo quest'estate per trasformare questa casa. Noi facciamo sempre le cose in grande, quindi fidatevi. No, questa cosa qui la voglio fare in grande proprio, ma sì. Voglio fare una cosa così in grande. Cioè, vi dico solo che sarà per voi dall'esterno, sarà come se avessimo cambiato casa, cioè non la riconoscerete questa. Scordatevi tutto quello che avete visto fino ad adesso. Ah sì, no, ricordatevelo. Ah, se ricordate. Perché poi voglio vedere quanta gente poi sta lì a fare tipo, oh mio Dio. Ma vi siete trasferiti? No, ma abbiamo sfruttato bene tutto. Secondo me, no vabbè, si capirà che siamo ancora qui perché, capito, delle cose, ma no, non rimarranno nemmeno. No, cambia tutto veramente. Sì, no, cambia. Perché tanto se ci trasferiamo alcuni mobili ce li portavamo comunque. Se ci fossimo trasferiti alcuni mobili li avremmo presi comunque. Mm-hmm. Quindi in verità no, non ve ne accorgerete mai. Cioè, no. Credo che possiamo fingere letteralmente. Cioè, letteralmente se volessimo fingere di aver cambiato casa dopo che potremmo fare sì, abbiamo proprio cambiato casa. Sì. Potremmo fare un home tour totalmente uguale. Non la riconoscereste. No. Perché no. Cambia tutto. Tutto. Cioè, potremmo dire tipo, ci siamo trasferiti nello stesso appartamento però da un'altra parte. Perché, cioè, assurdo. No, raga, fidatevi, non riconoscerete tutto questo, quindi è già partito oltretutto questo progetto. E poi, oddio, a me fa rosicare anche perché adesso, giustamente, abbiamo creato delle aspettative così alte che se sbagliamo una sola cosa... Oltretutto, presa un po' a male, tra virgolette, comunque ci vorrà del tempo, perché, per esempio, la cucina nuova che abbiamo ordinato arriva esattamente il 7 agosto. Il 7 agosto, quindi il 20... Ed è capace che per un paio di giorni rimaniamo senza roba? Sì. Perché... Saranno dei vlog divertenti, rimarremo senza niente. Lo smaltimento dei mobili... Con dei professionisti lo facciamo. È ovvio che lo facciamo dei professionisti, perché io non mi incollo più niente. No, che io ho messo questa regola che non toccherò più mobili, perché ogni volta che li toccavo, quelli dell'IKEA li sfascio, perché sono fatti di compensato, io sono abituato a lavorare con legno vero, perché io sono falegname. Nastro Geppetto. Io sono falegname dentro di me, Geppetto. È il mio hobby. Sì. Fatto sta, sì. Io i mobili dell'IKEA non li tocco più, perché mi piacciono, ma li rompo tutti. Tutti i mobili che io ho costruito in questa casa hanno come minimo un qualcosa di rotto, perché io avvito troppo forte. E tranne tipo, ho fatto il mobile, amore, prendilo. No, vabbè, però, raga, è bella questa bella casa. Non casa. Vedo l'ora. Io la vedo. E la parte di fuori non sarà più tanto fuori, basta, non ho detto niente, basta. Che bello. Faccio una cuccia in legno a caio, basta. Che c'entra? Vabbè, così, vabbè, falla. Però Caio dorme qui con noi. Lo so che Caio dorme vabbè, qui per con noi. Vabbè, per dargli uno spazio in più. Che cosa carina! Una buccia in legno. Diamogli una buccia. Sì. Dai, poi però la dovrò fare a tutti. Sì. Grande, media e piccola! No, grande e piccola. È media per Caio, infatti. Tora cresce di più. Oddio! Dove la mettiamo, però? Figa. È una cosa molto bella, però mi piace molto, è una cosa molto modern, post futuristico, apocalittico, annata 2003. Inizia l'operazione cambiamo casa dentro casa. L'operazione, aspetta. Dobbiamo trovare un nome figo. Inizia l'operazione casa 2.0. Operazione Drago. Dobbiamo ristrutturare appartamento. Gioite, oh! Operazione Drago iniziata. Operazione Drago? Non ripetimelo, Drago? Dobbiamo ristrutturare appartamento. Gioite, oh! Non avremo lo hashtag... Ah, ecco perché, ma avremo l'hashtag Operazione Drago.
Che è la cosa più cringe che abbia mai detto in vita mia. Però ne vado fierissimo, perché è un acronimo che sono quasi completare. Sai che ti dico? Questa è la buona volta che ci tatuiamo il drago. Io me lo volevo tatuare il drago. Guarda. Se casa viene bene, ci tatuiamo anche il drago. Ci tatuiamo entrambi un drago, sì. Sì, va benissimo. Ok, Mushu probabilmente. Io sono indeciso. Sono indeciso di che colore farlo, perché io onestamente me lo farei viola. No, io blu e bianco. Mushu non è blu e bianco. Lo so. E allora che cavolo dici? È Mushu? Tipo quello della città incantata. Tu te lo devi fare coso? Agu. Quello della città incantata. Agu. Koaku. Koaku. Agu. Koaku. 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 Tatuati Koaku. Io voglio tatuarmi Koaku. Chi è Koaku? Quello della città incantata. E perché te lo tatui Koaku? Perché mi piace. Ti piace Aku? Aku, sì. Che poi mamma, si ricorda che si chiama Koaku. Se ti quello di Luca. No, non hai capito. No, non quello di Luca. No, tutti devi fare. Di Luca se te lo tatui. No, non quello, no. Tutti devi tatuare. Perché tutti devi tatuare con Aku? Non ha senso, ti tatui con me. Non con Aku. Sì. Sì, vabbè. È sbagliato. Cioè, sanno, eh? Famo la cucina, va.